Benvenuti in questa video lezione per proprietari di cani riguardante i comandi fondamentali da insegnare al proprio cane. In questa prima parte tratteremo gli aspetti tecnici per arrivare ad impostare i comandi e faremo alcune riflessioni assieme su come siano non solo importanti ma fondamentali alcuni comandi di base nella vita di tutti i giorni per te e il tuo cane. Inoltre vi mostrerò anche dei video estrapolati dalle lezioni dei corsi di addestramento di base, dove potrete vedere quali sono le modalità per costruire i comandi di base con cani di età, razza e genetica diversa. Buona visione! I 5 comandi fondamentali da insegnare al tuo cane. Comandi di base. L'ABC per la sicurezza del tuo cane. Prima di esaminare i 5 comandi che ritengo essenziali da insegnare al tuo cane, vorrei fare una breve premessa. Molte volte mi trovo alle prese con proprietari che si rivolgono a me per preparare dei brevetti o per intraprendere un percorso sportivo con il proprio cane dopo aver frequentato un corso di educazione di base in un altro centro. Il più delle volte devo, mio malgrado, riportarli con i piedi per terra e farli ragionare sul fare qualche passo indietro e trattare alcuni aspetti che molte volte vengono tralasciati o addirittura evitati appositamente da chi forma cani e proprietari. È molto frequente, infatti, riscontrare in questi casi che non solo i comandi di base sono molto imprecisi e non chiari per proprietario e cane, ma sono precari anche in altri aspetti ben più importanti. Ad esempio, ho già parlato in un altro articolo riguardante i cuccioli dell'importanza del no e del vieni. Se non l'hai letto, ti invito a farlo perché è proprio anche a questo a cui mi riferisco. E in questa video lezione tratterò anche l'importanza di questi due comandi. Sinceramente, che un cane a 10 mesi sappia dare la zampa oppure sia in grado di seguire la mano con il croccantino per mettersi al piede, mi serve a poco se non ha chiaro in testa il concetto del no e del vieni. Un cane che dà la zampa ma non torna quando è libero è un cane che può mettersi nei guai e può essere pericoloso per noi e per gli altri. Un cane che sta per fare qualcosa di sbagliato ma non conosce un comando di stop per quell'azione che ha messo in atto è un cane non gestito, quindi è un cane pericoloso per noi e anche per gli altri. Entriamo dunque nel vivo di questa video lezione riguardante i 5 comandi fondamentali da insegnare al tuo cane e cominciamo a trattare il primo argomento riguardante appunto questa video lezione. Il primo argomento che ho deciso di inserire in questo video corso è l'attenzione, la voce e la gestualità. Prima di procedere all'insegnamento di qualsiasi comando al nostro cane abbiamo bisogno di ottenere la sua attenzione. Ogni sessione di addestramento andrà iniziata solo nel momento in cui il nostro cane sarà disposto a concentrarsi, ad ascoltare e a collaborare con noi. Le risorse che abbiamo a disposizione per motivare il nostro cane a collaborare nell'insegnamento di nuovi esercizi sono il gioco, il cibo e la nostra voce. Per ciò che riguarda la gestione del gioco e dell'alimentazione nell'addestramento, ti invito a vedere le video lezioni che ho dedicato a questi argomenti nella sezione corsi del portale myexperience.dog.